perché qui la casa museo di Pirandello c'è dagli anni Ottanta, quando, dopo essere stata 30 anni prima acquistata dalla regione, venne poi trasformata in museo. C'erano i custodi dipendenti del dipartimento in numero superiore al necessario. Ho chiesto quanti di loro parlassero almeno una lingua straniera, non ho detto nessuno. Ho chiesto quanti di loro avessero studiato Pirandello, nessuno, qualcuno conosceva così da autodidatta qualcosa. Ho chiesto dove fossero i servizi igienici. Abbiamo restaurato l'immobile, l'abbiamo reso decoroso. Ecco, oggi siamo orgogliosi di poter dire che restituiamo alla pubblica fruizione la casa dove nacque Pirandello nella seconda metà dell'Ottocento. Abbiamo impegnato 20 milioni di euro. Proprio in queste settimane si stanno espletando le gare d'appalto. Quindi abbiamo destinato 20 milioni per ammodernare i nostri, alcuni dei nostri musei, che da decenni non ricevevano un minimo di attenzione e di manutenzione. Quello che vedremo assieme è una parte del materiale che esisteva già, penso ai quadri che appartengono alla famiglia Pirandello, penso ai documenti originali, manoscritti dello stesso Nobel, che abbiamo voluto lasciare alla fruizione. Tutto quello che vedete di elettronico è stato introdotto nelle ultime settimane, e comunque tutto l'immobile è stato stravolto dal punto di vista espositivo. La guida di questa casa museo è affidata a Coop Culture, poi vedremo di poter fare un nuovo contratto e vedremo chi se lo aggiudicherà, ma intanto ci sembrava giusto consentire che ci possa essere una guida che parli almeno una lingua straniera, perché non credo in questo periodo, ma fra qualche mese questa casa sarà a meta, anche con una buona sostenuta campagna promozionale, sarà a meta di migliaia e migliaia di turisti, e ognuno ha il diritto anche con la propria lingua di poter avere il diritto di comprendere questo complesso personaggio che è stato Pirandello, l'interprete fedele dell'animo del siciliano, la teoria, il teorizzatore del siciliano volto e del siciliano maschera. Pirandello è stato il cantore dell'individualismo siciliano. Ricordate, diceva, ogni siciliano è un'isola nell'isola. Un personaggio quindi di straordinaria attualità, oltre che perché premio Nobel per la letteratura e grande drammaturgo conosciuto in tutto il mondo. Io credevo, e l'assessore ha seguito le varie fasi di questi lavori, che fosse giusto dedicargli l'attenzione che meritava.